te proprio direttamente tutto in inglese, la voglia ormai. Ragazzi, non ci basteranno i nostri averi. Allora, voi prima pensavate che io stessi scherzando quando dicevo multa, ma non stavo scherzando affatto. In realtà, forse non avete letto i giornali la scorsa settimana, il senatore, si sembra sia senatore o deputato, Rampelli ha proposto un disegno di legge in cui all'articolo 6 c'è scritto che l'utilizzo di una lingua che non sia la lingua italica all'interno delle università sarà sanzionato con 100.000 euro di multa. Non ha preso in considerazione nessuno. Io avevo fatto le slide in italiano, poi ho detto le cambio tutte in inglese. Vorrei essere il primo, insomma. Scusa, il ministero del Made in Italy come lo chiamano? Non lo so, però guarda che per me sono tanti. Tu oggi sei 300.000 euro di multa, Davide 4. Vediamo, contate le mie, esatto. Allora, in realtà, nonostante la solita vis polemica, grazie a tutte e a tutti anche per essere qui in numero abbastanza cospicuo, oserei dire. In realtà il tema di cui parlerò io oggi all'interno di questa cornice, di questo GSD, il potere delle immagini, è un tema sicuramente di attualità, ma diverso da quello che è stato affrontato dalla professoressa Morabito, da David Ceccarelli, per quanto in qualche modo collegato, un po' perché oggi qui manca Barbara Continenza, per l'appunto per motivi personali, altrimenti saremmo stati due generazioni di somenziani, che apparteniamo tutti quanti alla stessa scuola di storia e filosofia della scienza, di ricerca storiografica e filosofica della scienza. E poi perché in realtà, come cercherò di dimostrare già dalla prima parte di questo intervento, anche la riflessione che oggi cercherò di fare su memetica e sostenibilità nel senso proprio del climate change, che dicevamo prima, e già sono 100.000, in realtà ha a che fare con una prima critica di tipo storico-epistemologico. Perché parlare di questo tema qui? L'altra volta scrivevo alcune pagine di questo famoso libro di psicologia degli ambienti digitali, che sotto minaccia di morte della professoressa Morabito e della prorettrice al territorio della sostenibilità, con cui lavoro da qualche anno, la professoressa Antonella Canini, che saluto e ringrazio, sto finalmente accingendomi a terminare. Scrivevo ricordando un testo che a me personalmente ha cambiato, insomma, la vita quando avevo 18 anni, comunque era anche il 2001, quindi era anche un momento in cui la vita ti doveva cambiare per forza, in un senso terribile tra l'altro, solo che non lo sapevamo. Lessi per la prima volta Le mite di Sisyphe di Albert Camus, filosofo francese, nel 1951. Lui apriva questo libro dicendo «Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide». Non esiste che un problema filosofico veramente rilevante, che è il suicidio. Io oggi penso di poter affermare, penso che possiamo affermare tutti quanti, tutte quante, con molta tranquillità, che non esiste alcun problema filosofico, anzi problema tout court, rilevante al giorno d'oggi, non sia quello dell'ambiente, non sia quello del clima. E il problema, o la fortuna, visto che di fatto è il mio lavoro, è che essendo di formazione filosofo e storico della scienza, ma essendomi sempre occupato di psicologia, e in particolare negli ultimi 3 anni con la mia classe, che oggi in parte l'ultima mia classe, che è in gran parte rappresentata qui, mi sono occupato di psicologia degli ambienti digitali, qualcosa che è già emerso anche nell'intervento di Carmela, su cui magari, se avrò la possibilità, ritornerò. Parlare di psicologia degli ambienti digitali, oltre a delle connessioni che cercherò di rendere evidente più avanti rispetto al concetto comune di ambiente naturale e digitale, ha in qualche modo a che vedere con la comunicazione. Lavorando all'interno di un corso di laurea magistrale, che è il corso di laurea di informazione, comunicazione ed editoria, tutto sommato continuerà a vedere una coerenza interna tra questi discorsi. Allora, cerchiamo di porre una prima domanda per comprendere, no, di che cosa parliamo, per circoscrivere un po' questo tema, che è un tema molto complesso nel senso letterale del termine. E chiediamoci questo, cioè noi abbiamo un problema di comunicazione rispetto al cambiamento climatico e a tutto ciò che è esso connesso? Potremmo attaccare questa domanda da diversi punti di vista.
Io lo ricondurrò all'attualità, questa, come dire, per, ecco, forse è stata la mia specificità all'interno di questa scuola che ho l'onore di rappresentare insieme a Davide e a Carmela oggi. Sono sempre stato il più contemporaneista, così contemporaneista che secondo me una cosa che era successa il giorno prima era già meritevole di attenzione storica. E io vi voglio portare proprio a qualche giorno fa, cioè 3 giorni fa, quello che è successo al centro di Roma, in particolare a Piazza di Spagna, davanti alla scalinata di Trinità di Monti, dove gli attivisti di ultima generazione hanno versato della vernice nera, vernice assolutamente non indelebile per inciso, all'interno dell'acqua della fontana nota a tutte le romane e a tutti i romani come Barcaccio. Mi permetto di fare un'ultima nota polemica, forse l'ultima non lo sarà, insomma mi conoscete, però mi permetto di fare una nota polemica molto rapida prima di proseguire. Io non sono d'accordo nel merito rispetto a questo tipo di azione, ma penso che sarei disposto a donare metà dei miei averi per difendere legalmente gli attivisti e le attiviste di ultima generazione, per diversi motivi. Uno di questi motivi è che la frequentazione, il lavoro con le minoranze, con la comunità LGBTQ, con persone provenienti da contesti postcoloniali, mi ha insegnato che le forme di protesta le decidono i protagonisti dell'oppressione e l'ultima generazione ha l'ultima parola rispetto a questo. E poi c'è anche un discorso da fare, secondo me, un po', come dire, più di tipo di ordine morale o etico, se preferite, e cioè il fatto che se sono 30 anni che i governi di questo paese dicono che con la cultura non si mangia, e recentemente la Premier ha dichiarato che il liceo classico di fatto dovrebbe essere, come dire, scartato nelle ipotesi, di formazione superiore in favore di un fantomatico liceo del Made in Italy dove imparare a fare la pizza e il vino. Sono due cose meravigliose, sono due grandissimi piaceri nella vita. Ecco, io penso che sia tutto sommato comprensibile che ci sia una generazione che non trova, come dire, una priorità morale la salvaguardia dei beni culturali davanti ai beni ambientali. Mi sembra molto più ipocrita che si scandalizza e si ricorda del valore della cultura e delle belle arti soltanto quando fa gioco alla sua propaganda. Mi sembra molto più ipocrita questo che è quello che hanno fatto questi ragazzi a Barcaccia e a Palazzo Vecchio a Firenze. Poi era un carbone vegetale che Sì, Esatto, no, ma insomma, come dire, però il discorso è questo: davanti a questi episodi, il fianco viene prestato a come posso dire, una narrazione, una narrativa in malafede rispetto al cambiamento climatico che rende ancora il tutto più confuso. E quindi, come dire, possiamo secondo me utilizzare questo esempio come la possibile risposta alla nostra domanda. Abbiamo un problema di comunicazione rispetto al cambiamento climatico? Sì, ce l'abbiamo. E quello che la critica storico-epistemologica, cioè il principale strumento di indagine, di analisi della realtà che io possiedo, che spero di possedere, mi porta a dover fare come primo passo in qualsiasi tipo di indagine una riflessione sulle caratteristiche del discorso scientifico, che in questo caso è il discorso scientifico che noi chiamiamo il discorso scientifico sul cambiamento climatico. Nel passato l'abbiamo chiamato ecologista, forse varrebbe la pena chiamarlo ambientalista, ma insomma queste sono questioni nominali, la rosa sta sempre ben prima del nome, quindi cerchiamo di concentrarci un secondo su quali sono queste caratteristiche qui. Queste caratteristiche sono le seguenti. Poi avevo anticipato già a David che, come dire, sarò a un certo momento interessato magari anche a avviare un dibattito rispetto a possibili paragoni. Allora, il discorso sul cambiamento climatico appare intanto un discorso che, in quanto scientifico, è costituito da fatti scientifici. Spiegherò fra poco che cosa intendo con questa espressione, perché questa espressione all'interno della critica storiografica della scienza ha un valore molto particolare. E questi fatti scientifici non vengono da una sola disciplina scientifica, cioè vengono da uno sforzo interdisciplinare e transdisciplinare che rende il discorso sul cambiamento climatico un discorso corale, un discorso plurimo costituito da molte voci.
Pensiamo per esempio agli apporti che arrivano da discipline che sono ovviamente collegate al discorso del cambiamento climatico, la biologia, le scienze della terra, la geologia, anche la paleontologia, ma chi potrebbe oggi oggettivamente sostenere che per esempio la medicina e l'epidemiologia non facciano parte di questo discorso? Chi potrebbe dire che la psicologia non ne fa parte? Quindi questi fatti scientifici provengono da varie fonti e si ritrovano in qualche modo a costituire una costellazione. Questa costellazione dà a sua volta vita a qualcosa che noi in Science and Technology Studies, che è la parte più contemporanea delle discipline di cui noi ci occupiamo, chiamiamo un boundary object, cioè un oggetto di confine. Che cos'è un oggetto di confine? Anche questo lo spiegherò fra poco, per ora diciamo che possiamo sintetizzarlo come una concrezione, come un oggetto che è abbastanza maneggiabile, ma abbastanza definito da poter costituire la base per un discorso comune. Vi prego in questo momento di fidarvi di me, fra 2 minuti vi sarà tutto quanto chiaro. C'è un'altra caratteristica importante, c'è un altro cluster di caratteristiche importanti, e cioè il discorso sul cambiamento climatico è un discorso che si basa tantissimo sull'intersezionalità della sua stessa esistenza. Che cos'è l'intersezionalità? Questo è facile da spiegare, oddio, no, facile no, però insomma, come dire, è più accessibile se volete. Noi definiamo intersezionali tutti quanti quegli approcci in cui le differenze individuali o le specificità di prospettiva individuale si vanno a intersecare con un problema comune, con un problema strutturale, dando vita a delle problematiche che sono diverse nella sua natura. Faccio l'esempio più stupido di intersezionalità che esista. Se io sono una persona afroamericana negli Stati Uniti d'America, vivo ovviamente il problema del razzismo. Ma se io sono una donna afroamericana all'interno degli Stati Uniti d'America, non vivo soltanto il razzismo, vivo il razzismo e lo vivo anche dal punto di vista di una donna afroamericana. Se sono una donna queer afroamericana, il livello di intersezionalità aumenta ancora di più. Il cambiamento climatico è intersezionale per definizione, perché innanzitutto conosciamo molto bene dalle environmental humanities, cioè gli studi delle scienze umane che si occupano dell'ambiente, il fatto che non tutti viviamo il cambiamento climatico nella stessa maniera. C'è una bellissima differenza, per esempio, nel vivere il senso d'ansia, il senso di colpa che si prova rispetto a quello che succede se ho 500.000 euro di reddito annuo e posso permettermi un SUV plug-in hybrid, oppure se devo andare in giro con la Panda dell'86. C'è una grandissima differenza. Vivrò molto, in maniera molto diversa i miei spostamenti. C'è una grandissima differenza se io vivo all'interno di quel quartiere dove abitano quei due che cantano e che fanno l'influenza, come si chiamano? Quelli a Milano, dai. City Line. Bravo. Il quartiere, quello con tutti i giardini verticali dove abitano quelli là. Avete capito? Se non li nomino è meglio, quello è il peggio della multa. C'è una bella differenza se vivo lì, c'è una bella differenza se vivo lo Zen di Palermo. Non so se è chiaro. Questo immaginatelo poi adesso tirato fuori da un contesto nazionale, provate a immaginare che differenza passa tra chi vive in un paese dell'Africa subsahariana davanti alla desertificazione e chi invece vive per esempio nel Medio Oriente di Israele, con un Medio Oriente molto ricco. Questo ha a che fare anche con un'altra questione che purtroppo non è schivabile, cioè il fatto che forse più di ogni altra scienza, forse più di ogni altro discorso scientifico, il discorso sul clima è un discorso che ha a che fare con la complessità di queste scienze. Complessità non significa complicatezza, complessità significa che non possiamo prevedere o costruire dei modelli deterministici, semplicistici, e soprattutto, come dire, lineari per comprendere questi fenomeni, ma dobbiamo in qualche modo avere a che fare con un livello di incertezza scientifica maggiore del solito. Anche su questo ho preparato un piccolo approfondimento, perché altrimenti questo termine qua sembra sempre una bomba a mano lanciata dentro a un asilo. Come fa la scienza a essere incerta? La scienza che nel discorso, nella sua vulgata, si vorrebbe come l'esattezza. Vedremo anche questo. Le conseguenze di queste prime due caratteristiche sono che il discorso sul cambiamento climatico è altamente polarizzato, è altamente divisivo, quindi viviamo in una società in cui come dire, c'è una massa di persone strette tra un gruppo di negazionisti del cambiamento climatico e un gruppo di pasdaran del cambiamento climatico, se vogliamo dire così.
E qua non lascio riferimenti bibliografici perché, come immaginerete, è la parte centrale del mio talk a 300.000. Ci sono delle conseguenze di tipo sociale e di tipo psicologico rispetto a questo. Allora, vi avevo promesso una serie di spiegazioni rispetto a questi termini, che sono i termini anche complessi. Partirei dalla questione del fatto scientifico. Intanto il signore che vedete qui nella foto è Ludwig Fleck, cioè l'uomo che ha coniato nel 1935 questa espressione. Che cos'è un fatto scientifico? Ecco, per quanto possa sembrare strano ad alcuni di voi, noi nella scienza non abbiamo a che fare con delle verità. Noi nella scienza abbiamo a che fare con dei costrutti che noi in qualche modo costruiamo in maniera attiva, a partire dalla conoscenza empirica che facciamo del mondo naturale, ma questa conoscenza empirica viene mediata, viene coniugata, declinata da che cosa? Da quello che Fleck chiamava un Denkstil, cioè uno stile di pensiero. Che cosa vuol dire? Vuol dire che scienziate e studiose che condividono un certo approccio, una certa prospettiva, un certo punto di vista rispetto ai fenomeni che studiano, cominceranno a interpretarli all'interno di una stessa cornice di riferimento, usando per esempio un linguaggio comune, usando tecniche e strumenti comuni. In qualche modo lo abbiamo visto nell'intervento di David precedente, no? La costruzione di un Denkstil che era basato su cosa? Basato per esempio sul discorso di una oggettività rispetto al medium con cui veniva veicolata l'informazione. In questo caso i fatti scientifici, lo dicevo, non vengono neanche soltanto da una sola disciplina, ma vengono da parecchie. E questo ci collega direttamente al secondo concetto chiave, che è il concetto di boundary object, cioè il concetto di oggetto di confine. Questa è un modello, anche se volete operativo, lo si usa tantissimo anche per esempio per studiare o insegnare i discorsi di decision making rispetto al clima. Questo concetto è stato introdotto alla fine degli anni 80 da Staren e Grismer. Vi leggo la citazione in cui loro danno la definizione, perché secondo me è particolarmente, come dire, basta questa. I boundary object sono degli oggetti che sono abbastanza plastici da adattarsi alle necessità locali specifiche e ai vincoli dei vari attori che li impiegano, ma al tempo stesso sono abbastanza robusti per mantenere un'identità comune attraverso le varie topologie. Ve lo traduco in termini ancora più semplici. Pensate al concetto stesso di sostenibilità. Quando noi pensiamo alla sostenibilità, noi non pensiamo probabilmente alla stessa cosa. Ci sarà qualcuno che probabilmente starà pensando a combattere la perdita della biodiversità, qualcun altro starà pensando al salvare le risorse idriche, qualcun altro ancora starà pensando alle energie rinnovabili. Eppure tutti noi stiamo parlando di sostenibilità. Sostenibilità è un ottimo boundary object, è per questo che va così, insomma, come dire, è riuscito a imporsi così tanto, perché io come studioso, voi come studenti, un delegato dell'ENI, la prorettrice al territorio e le aziende produttive del territorio di Roma Sud, possiamo tutti quanti avere, ognuno di noi, un'idea di sostenibilità che in qualche modo si sovrapporrà l'una con l'altra e riuscirà a costruire la base per un dialogo, ok? Il discorso sul cambiamento climatico è un discorso che è un boundary object. È un boundary object perché? Perché ognuno di noi riesce in qualche modo a vedere, a identificare, a individuare qualche cosa all'interno di questo concetto che è in grado di parlare con la propria soggettività e quindi anche in grado di esprimere un punto di vista, diciamo, dialettico, sintetico su questo, nel rispetto della sua complessità. E qua sulla questione della complessità ci devo ritornare ancora di più con un'altra citazione. Perché è così importante riflettere sulla complessità del discorso scientifico? Perché tanto è complesso il discorso sul cambiamento climatico che in realtà ogni volta che io devo andare a costruire una rappresentazione fictional, non nel senso di scrivere un romanzo, qua in questo paper nello specifico si parla anche molto dei romanzi rispetto al cambiamento climatico, un altro tema interessante, tra l'altro, per chi fosse interessato o interessata, potrebbe essere un valido argomento di tesi per quanto mi riguarda. Ogni volta che io faccio una rappresentazione fictional, cioè costruisco una rappresentazione, quindi anche un fatto scientifico, io in realtà non posso fare a meno di avere a che fare con questa complessità. Devo in qualche modo introiettarla, renderla una caratteristica anche del modo in cui comunico il cambiamento climatico. Che però, come vi dicevo prima, ha
proprio per tutti i motivi che abbiamo detto finora, un problema legato alla questione dell'incertezza scientifica. David in qualche modo prima lo aveva anticipato nel suo intervento quando ha detto il problema dei grafici. I grafici che sono una rappresentazione visiva della conoscenza scientifica, dei dati misurati in realtà, che può essere facilmente manipolata, spesso, come dire, tende a nascondere e omettere che esiste sempre un certo grado di incertezza. Il Fleck non lo conoscevate probabilmente, ma ancor meno conoscete questa persona, anche se è una persona a cui voi dovete fondamentalmente la vita. Il fatto che siano mai stati approvati dei vaccini e degli antibiotici lo dovete al povero Pearson, che era il primo che a un certo punto ha detto ogni misurazione scientifica è incerta per necessità, un po' perché lo strumento può non funzionare, un po' perché c'è l'osservatore. Un po' perché nel caso di fenomeni complessi come quelli legati al cambiamento climatico noi abbiamo a che fare, nella maggior parte dei casi per esempio, con delle previsioni. Sono dei fenomeni che richiedendo aree geologiche per portarsi a compimento io posso eventualmente prevedere, posso fare una stima, d'accordo? Questo mi rende soggetto all'incertezza scientifica. Questo normalmente non sarebbe un problema, non ho mai conosciuto nessuno, oddio, forse dopo il Covid sì, però prima non avevo conosciuto persone che dicevano non prendo l'aspirina perché sai forse c'è lo 0,03% del fatto che questa aspirina mi faccia friggere il cervello, sai c'è l'incertezza scientifica, però invece sul cambiamento climatico questo si dice spesso, questa è un'obiezione che si fa spesso, no? La tipica obiezione delle estreme destre italiche e non italiche è sono solo delle stime, il cambiamento climatico non è antropico, non può essere dimostrato, chiaramente questa è una interpretazione in malafede, ma è molto alto il rischio di trasformare nella narrazione l'incertezza scientifica in qualche cosa che somiglia molto di più falsamente, perché non è così nella realtà, chiunque abbia fatto filosofia della scienza 101 lo sa. Si scambia l'incertezza scientifica per ignoranza, cioè per mancanza di conoscenza dei fatti o per inaffidabilità del modello scientifico. C'è anche un altro livello, ma prima di fare questo mi permetterei di fare, come dire, quella domanda, insomma, l'invito, la provocazione a David. Questi elementi a me in realtà secondo me hanno almeno un antenato illustre, perché non era così diverso da quello che veniva poi detto quando Darwin e Wallace presentano la teoria dell'evoluzione e poi in particolare dopo la prima pubblicata huxleyana, no, della teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Anche lì avevamo dei fatti scientifici che arrivavano dalla biologia, dalla storia naturale, dalla geologia, in cui si cercava di costruire un linguaggio comune, in cui si aveva a che fare con una complessità che tra l'altro non poteva essere verificata sperimentalmente, perché i fenomeni di evoluzione non si possono verificare sperimentalmente, pure questo lo ricorderete, insomma, se avete frequentato una lezione mia di Carmelo De David lo sapete, perché è tipo un mantra: la teoria dell'evoluzione per selezione naturale non può essere messa in discussione, punto. Poi magari questo poi lo indagheremo insieme, Davide, magari ci facciamo un altro progetto, però c'è qualcosa in più che poi mi riporta un po' ai miei lidi, ci riporta un po' ai nostri lidi, di questo discorso del cambiamento climatico, cioè le conseguenze e le implicazioni da un punto di vista sociale, psicosociale e psicologico. In particolare io mi vorrei soffermare sulla cosiddetta ecoansia. In realtà parlare solo di ecoansia sarebbe sbagliato, perché l'ecoansia è una delle nuove forme emotive, a volte disfunzionali, che sono emerse negli ultimi decenni, gli ultimi due decenni, a partire da una presa di consapevolezza ineluttabile del cambiamento climatico. Diciamo che tendiamo a utilizzare questo termine ecoanxiety, ecoansia, in maniera molto generale. Altri autori, altre autrici hanno anche proposto di inserire per esempio il termine eco-guilt, cioè l'eco-colpa. C'è un termine anche particolare che in qualche modo ha a che fare con quell'intersezionalità che dicevamo prima, la solastalgia. Cos'è la solastalgia? Voi probabilmente avete sentito parlare in passato di sodagi. La sodagi è quella emozione culturalmente definita, dal nome potete capire che non è un'emozione tipica del Trentino Alto Adige, no? Un'emozione che è la nostalgia per un posto in cui non si potrà mai più fare ritorno, chiaramente ideata e elaborata da una cultura costruita da persone vittime della tratta degli schiavi verso il Brasile.
La solastalgia ha a che fare in qualche modo con la Sodangi. Perché? Perché è un termine clinico, però l'abbiamo introdotto in psicologia clinica recentemente, nel 22, scusate, nel 21, Duggan. L'idea, la sensazione di dolore e sofferenza che si prova sapendo che il proprio ecosistema, il proprio habitat non esiste più. Che è qualcosa che ha a che fare ovviamente tantissimo con le popolazioni native, che si ritrovano sempre più esposte a una perdita totale. Tra l'altro, come dire, le proiezioni sono solo peggiori. Non voglio fare venire a voi l'ecoansia, almeno non subito, però si stima che nonostante gli accordi di Parigi, a metà del secolo, quindi fondamentalmente tra 27 anni, avremo 40 milioni di rifugiati climatici soltanto dal bacino del Mediterraneo. Quindi 40 milioni, è poco, cioè sono 20 milioni meno del paese, meno del nostro paese. Quindi voi potete immaginare in tutto questo, poi c'è anche questa dimensione, come dire, di problematicità pratica, che però si accompagna, non possiamo far finta di niente, a un senso di malessere, un senso di disagio, a volte una depressione, insomma, chiamiamo le cose con il loro nome. Io parlavo con i colleghi della scuola di psicoterapia con cui lavoro, biopsiche, e effettivamente diciamo, queste sono nuove forme di malattia mentale, è inutile che ci giriamo tanto intorno. Ieri, per giocare, per avere anche un dato, insomma, un po' più nostro, senza alcuna valenza statistica, però comunque sia abbastanza interessante, per me piace confrontare, dialogare io ho una grande fortuna, io insegno alla generazione Z, per cui europea e americana, per una generazione per cui io ho la più grande ammirazione, vi trovo molto più coraggiosi e coraggiosi di quanto non sia stata la mia generazione, che ormai ecco, è rimasta giusto, possiamo fare un ponte, ma forse probabilmente non abbiamo più quella forza per cambiare il mondo che invece avete voi e che state dimostrando. La maggior parte delle persone che mi seguono su Instagram e che io seguo su Instagram appartengono alla generazione Z. Ieri ho chiesto, ieri mattina, per cercare di collegarmi a questo discorso, quante volte ti senti afflitto, afflitta dall'ansia, da una forte preoccupazione pensando al cambiamento climatico? L'8% delle persone ha risposto: non mi capita mai di provare ecoansia, vi posso solo dire beati a voi, perché io invece vivo malissimo. Il 36% ha risposto che la vive in continuazione e qui è importante, il 56%, cioè la maggior parte delle persone di questo campione, che era un centinaio di persone, hanno risposto, ha detto solo quando sono esposta o esposto a informazioni sul clima. Ecco, qui entra già una prima importante componente preponderante di tipo psicologico e cognitivo. Perché? Perché questo è il famoso potere delle immagini. Di quali immagini? Della mental imagery, delle immagini mentali, delle rappresentazioni mentali, come le chiamiamo in psicologia cognitiva. Se io adesso vi chiedessi di pensare a un pollo, pensate a un pollo, so che sembra molto Richard Benson questa cosa, però pensate a un pollo, no? Adesso voi continuate a pensare a questo pollo e però immaginate che adesso questo pollo in realtà cominciate a vedere che all'interno sotto si stanno muovendo qualcosa perché è stato, come dire, contaminato da alcuni vermi. Ecco, voi non vi vedete, io sì. Tutti voi, la maggior parte di voi, chi stava pensando ad altro se l'è risparmiata, ma la maggior parte di voi ha fatto questo. Perché? Perché, lo diceva prima Carmela, questa è una reazione insulare, la reazione del disgusto è una reazione fortemente adattativa, io non posso bloccare la verità che io non ho bisogno di avere davanti a me qualcosa di disgustoso per provare il disgusto, mi basta la rappresentazione. È in grado già di elicitare una risposta psicofisiologica. Questo perché è particolarmente importante? Perché nel mondo della nostra comunicazione, lo diceva Davide, lo diceva Carmela prima, le immagini e le rappresentazioni hanno un ruolo molto importante. Voglio farvi un paio di esempi che faccio normalmente in classe, no? Allora, se io vi dicessi che i combustibili fossili rappresentano l'80% del consumo totale globale di carburanti, voi potreste dire, beh, no, l'80% è tanto. Se vi faccio vedere questo invece, e vi faccio vedere che la torre del Burj Khalifa, che è il grattacielo più alto del mondo, sono 830 metri di altezza. Se noi prendiamo la produzione di olio, di petrolio grezzo, di GPL e di carbone, ecco, quella produzione annuale arriverebbe a superare, a sovrastare di tantissimo la Burj Khalifa. Ecco, già è diverso, no?
Cioè adesso quell'80% ha un significato profondamente diverso in voi, e questo sono abbastanza convinto che in alcuni di voi già sta provocando ansia. Io posso continuare. Se io vi dicessi che a livello globale circa 6,96 chilometri cubi di acqua sono usati per coltivare gli avocado, quei buonissimi frutti che sono gli avocado, voi direste, beh, ammazza, tanto, no? 6,96 chilometri cubi d'acqua. Ecco, se io vi dicessi che 6,96 chilometri cubi d'acqua sono 2,82 milioni di piscine olimpioniche stimate in 2500 metri cubi d'acqua per ogni piscina, e voi pensate che per mangiare gli avocado che noi mangiamo in Europa e in America noi consumiamo 2,82 milioni di piscine olimpioniche all'anno. Ecco, è diverso, no? Ci siamo su questo. Questa è una cosa, a me capita, anche quando capita ai miei studenti americani, quando parliamo per esempio dell'overfishing nel Mediterraneo, no? C'è la sovrappesca di tonno. Do loro le stime, do loro un grafico sulla popolazione, o meglio, sulla depensazione critica della popolazione di tonni nel Mediterraneo, in particolare la lunga. Loro di solito fanno altro, e poi a un certo punto faccio: sentire, c'è qualcuno di voi che vuole diventare genitore o genitrice? E qualcuno alza la mano, inevitabilmente, buona parte della classe, da bravi americani che tengono ai valori fondamentali, no? Pistole e famiglia. E io dico loro, beh, allora mettila così, ti rendi conto che tuo figlio o tua figlia non mangeranno mai il tonno? Non avranno mai la possibilità di mangiare il tonno, perché per quando loro saranno nati, fra 10 anni, i tonni saranno estinti. Cambia radicalmente questa questione, no? Cambia radicalmente. Perché questo è importante? Questo è importante perché, come diceva Carmela, in qualche modo prima, questo è un po' un destino, io ne sono molto orgoglioso, insomma, di poter in qualche modo continuare, anche a distanza di tanti anni, che ci vogliamo bene, ci lavoriamo insieme, in qualche modo ci ritroviamo sempre a proseguire e estendere l'uno il discorso dell'altro. Insomma, io da allievo lo reputo un compito, oltre che un onore. La comunicazione di oggi è una comunicazione che si basa essenzialmente su una comunicazione di tipo memetico, su una comunicazione che è fatta, io non sono particolarmente d'accordo con un'accezione particolare del discorso di sensorio e montagna, poi insomma ne parliamo poi più avanti. È chiaro che oggi quelli che in teoria della comunicazione noi chiamavamo i media frames, cioè le cornici, i contesti, le prospettive all'interno del quale un messaggio viene veicolato, sono un po' cambiati rispetto a quelle della società dello spettacolo, no? Rispetto alla televisione, alla radio, ai mass media. Però, senza dubbio, nonostante siano cambiati i frames, nonostante la memetica, nonostante queste immaginine che escono su internet, molto divertenti, su cui che fondamentalmente ci hanno salvato la vita durante la pandemia, anche esse veicolano il discorso sul cambiamento climatico, e lo fanno anche con una grande forza. Ora, un po' anche per alleggerire rispetto a quelle cose cattivissime e crudeli che vi ho detto adesso, però sono tutte vere, vi faccio una piccola selezione dei miei memini preferiti sul cambiamento climatico. Per esempio questo qui, che secondo me è meraviglioso, no? Non preoccuparti, arriveremo a neutralità di emissioni nel 2050 e arriva la nave, perché il cambiamento climatico sta succedendo adesso. Pensando a quello che è successo all'inizio del 2020 in Australia con i wildfires che hanno distrutto fondamentalmente tutto il bush australiano, l'utilizzo di meme, anche che vengono da una serie di cartoni, opere animate, ci raccontano una storia, ci ricordano una storia che sembra passato un secolo, passati 2 anni fa, perché c'è stato il Covid, ma chi se lo ricorda il gennaio del 2020 con l'Australia che ha bruciato per mesi. US government, we are fine, climate change, con il povero orso polare, torneremo sugli orsi polari perché sono particolarmente importanti in questo discorso, in quanto animali non umani. Questo con insomma il cane Shiba Inu, che io personalmente trovo il meme per eccellenza. Poi forse il mio meme sul cambiamento climatico preferito, che è questo qui, cioè, gli scienziati, dobbiamo agire adesso perché il riscaldamento climatico distruggerà la Terra e causerà delle condizioni atmosferiche estreme che uccideranno milioni di persone, il governo non fa niente. Il riscaldamento globale distrugge la Terra e uccide migliaia di persone a causa delle estreme condizioni meteorologiche, il governo... No? È proprio, come dire, questo è un messaggio. Dunque, adesso vi faccio un'altra domanda. Cioè, questo discorso che ci siamo fatti finora e questi meme,
Che cosa possiamo dire noi su questo? Cioè, che cosa possiamo apprendere da questo? Che tipo di discorso scientifico e anche di applicazione pratica possiamo prendere da questo? Allora, per comprendere qualcosa sui meme rispetto ai cambiamenti climatici, per prima cosa ci dobbiamo chiedere qualcosa sui meme. E inevitabilmente, da storico della scienza, devo tornare al 1976, quando questo signore qua, che ormai è diventato, come dire, assurdo, gli onori della cronaca, non solo per questo, insomma. In realtà all'epoca non lo tollerava quasi nessuno, non so se ve la Infatti. ricordate questa cosa, perché Dawkins è un riduzionista terribile. Però Dawkins nel 1976, in questo suo libro, che è diventato famosissimo, Il gene egoista, definisce per la prima volta questi meme. In realtà una definizione, quelli che noi in filosofia della scienza chiamiamo una definizione elegante, nel senso che è abbastanza lasca e onnicomprensiva da poter sussumere sotto se stessa a diverse fenomenologie. Cioè un meme, lo definisce Dawkins, è un'unità di trasmissione culturale o un'unità di imitazione, perché lui, in analogia con i geni della biologia, sostenne per la prima volta che i meme erano queste unità informazionali che erano in grado di replicarsi tra di loro. È anche particolarmente interessante vedere come in qualche modo anche questa definizione di meme, no, abbia un po' a che fare con questi oggetti di confine di cui parlavamo prima. Però è importante ricordare una cosa. Dawkins nel 76 tira fuori questa informazione. Nel 76 l'idea che qualcuno potesse, come dire, arrivare a dei livelli di perversione come comprarsi un orologio che ti ricorda che devi rispondere alle mail era una cosa, insomma, il mondo pensavamo di andare verso un'età dorata, no, di mancanza di lavoro. Internet non esisteva e la verità è che, nonostante noi non possiamo prescindere da questa definizione, questa prima definizione di meme, la memetica oggi è qualcosa di profondamente differente, no? Questo è un meme che ci spiega come mai i meme sono cambiati, cioè nel senso di Chernobyl, che lui era partito con una definizione, ma poi arrivano i meme di internet, che sono qualcosa di diverso, ma diverso in che senso? David già ve l'ha fatta vedere questa immagine, l'albero della vita di Darwin dal notebook B. Ecco, se i meme sono in qualche modo capaci di esibire delle proprietà che sono le proprietà del vivente, è possibile che esistano diversi tipi di meme, e quindi diversi tipi di unità, come dire, concettuali, culturali, che sono in grado di replicare se stessi e trasformarsi. Diciamo che i meme a cui ci riferiamo noi oggi, i meme di internet, potrebbero essere una variazione, insomma un'evoluzione, proprio se non voglio abusare del termine che è sacrissimo, però potremmo considerarli così. E soprattutto come li possiamo considerare dal punto di vista mio, cioè che poi ripeto dal punto di vista nostro. Io ve lo dicevo prima, sono ormai 3 anni e iniziamo il quarto. A settembre, come mi dedico, diciamo, per ricerca didattica insieme, io difficilmente riesco a scinderle di psicologia degli ambienti digitali e man mano che sono andato avanti in questa mia ricerca mi sono reso conto che facevo sempre più mio un approccio che nel passato è stato chiamato un approccio ecologico alla mente, con autori di riferimento come Gibson, per farci capire, insomma, per chi ha praticato la psicologia generale, la storia della psicologia. Questo nome dovrebbe risultare abbastanza familiare. In particolare, se siete interessati a approfondire questo, vi rimando a una lecture che sta sul mio canale YouTube, che è in inglese, su questo qua, cioè l'ambiente come informazione. Diciamo che io oggi tendo a utilizzare questa espressione qua per indicare il tipo di approccio che ho io, ma non solo io ovviamente, non è una mia intuizione originale, anche questo è un Danish style, cioè uno stile di pensiero che sta emergendo, un approccio ambientale alla mente, perché Saverio Forestiero, che non so se è ancora qui, no, se n'è andato, l'altra volta ricordava una lezione importante di Somenzi, cioè che l'ambiente è energia, materia, informazione. L'energia e la materia sono la parte dell'ambiente che è comune anche ai sistemi non viventi, come posso dire. L'energia e la massa stanno lì, a prescindere da noi. L'informazione, no. L'informazione è quella parte che, come diceva Carmela, lega indissolubilmente l'organismo all'ambiente e l'ambiente all'organismo. L'ambiente dovrebbe essere inteso, al di là delle sue componenti materiche ed energetiche, come una collezione delle informazioni che sono disponibili per un certo organismo a un certo momento.
Questo è particolarmente vero per la nostra specie, che ha un sistema nervoso che è proprio, come dire, il massimo grado, almeno tra i mammiferi che io sappia, anche se purtroppo non mi è capitato di interrogare un delfino recentemente su questo. È un sistema nervoso estremamente portato per raccogliere informazioni nell'ambiente, detecting information. E in particolare con una serie di meccanismi evolutivi, adattativi, esattativi, come per esempio l'invenzione della lettoscrittura e della seconda natura culturale, noi abbiamo sempre mostrato di avere una grandissima capacità in questo. Tanto è vero che a un certo punto, negli anni 90, abbiamo detto: sapete che facciamo? Inventiamoci proprio un universo parallelo, lo sovrapponiamo a quello naturale, facciamo internet, cioè un mondo di informazioni costruite dall'uomo per l'uomo, in cui l'informazione è massimizzata, l'accesso all'informazione è massimizzato, ma che di fatto, nonostante quello che continuano a sostenere alcune lettrici, alcuni lettori di oggi, e gente anche, ma gente fa dei passi avanti molto importanti, insomma, mi chiamano, non mi chiamano ormai per sapere queste cose, davvero. In realtà non è una questione ausiliaria rispetto al mondo reale, cioè non è un in più. Se hai 70 anni internet si spegne, se hai 20 anni internet non si spegne mai, perché il tuo cellulare, che è un computer potentissimo che sta nella tua tasca 24 ore su 7 raccogliendo tutti quanti i tuoi dati e fornendoti informazioni di ritorno sulla base del tuo comportamento, non è una parte che si può spegnere, non è una parte che si può fare turn off. La maggior parte delle tue amicizie passa per quello, le comunicazioni che voi avete con le persone più care della vostra vita passano per i servizi di messaggistica. Voi conoscete le emozioni e conoscete, per esempio, se fare il prossimo passo con quella che vi piace o quello che vi piace dalle foto dei social network. E questo è un mondo informazionale di cui voi non potete fare a meno più. Una volta il bullismo, una pratica esecrabile, finiva. Nel senso che ti menavano nei corridoi, poi tu tornavi a casa e per 12 ore, bene o male, te la cavavi. Il dramma del cyberbullismo, il dramma dei disturbi del comportamento alimentare, il dramma della depressione dei NEET o degli hikikomori è così drammatico perché questo è un mondo che non si può disattivare più. E è importante, gli esempi che ho appena fatto dovrebbero averlo già chiarito, è importante ricordare che quando noi agiamo sull'infosfera, noi in realtà stiamo anche mettendoci nella condizione di provocare o di generare dei comportamenti che sono comportamenti reali, no? Se io vengo bombardato in continuazione da informazioni su una bici elettrica, perché malauguratamente ho fatto una ricerca sulla bici, l'ho fatto veramente, per questo ve lo dico, perché ormai Amazon, sono 4 giorni che mi manda solo pubblicità di questo tipo, faccio una ricerca sulla bici elettrica e poi a un certo punto vengo bombardato, quindi attraverso il modello di Yale, che è un modello che noi usiamo molto in psicologia della comunicazione, l'informazione viene ripetuta e contestualizzata in una maniera tale che io a un certo punto la riterrò. Ecco, i 1.000 euro che spenderò di bicicletta elettrica sono veri, non sono virtuali, d'accordo? Se io a un certo punto vengo così tanto colpito da una ripetizione di informazione rispetto alla morte delle api, della popolazione delle api, e a un certo punto decido di cominciare a rimboschire le aree verdi nella mia città con dei fiori da bottinare, io sto facendo un'operazione reale, d'accordo? E l'ho fatta a partire da un cambiamento nell'infosfera. Quindi è per noi assolutamente importante comprendere in che modo la nostra mente lavori sugli ambienti digitali, anche perché adesso fatemi evitare cose che hanno a che fare con il mio prossimo acquisto di una bicicletta elettrica o con la mia personale missione per salvare le api a bottinare, cioè il condominio mi vuole fare causa perché ho lasciato andare su tutte piante spontanee facendo ma le api le bottinano, non potete eliminarle, che mi hanno detto sì ho capito, ma insomma come dire, sembra che nessuno abita qua, sembra The Last of Us. La questione qual è? La questione è che noi abbiamo degli esempi molto importanti, che abbiamo già studiato molto bene. Io ve lo voglio ricordare che qui è stato docente, guest lecturer per un anno, Roberto Bui, Vuminguno, che ha scritto un libro meraviglioso, L'Occulto di Complotto, un libro di testo per noi, su quello che è successo negli Stati Uniti d'America. Pippi the Frog, cioè l'Anti-Defamation League l'ha riconosciuta al pari di una svastica, perché è il simbolo d'odio dell'estrema destra con cui nel 2016 Trump è riuscito a costruire una narrativa tale per cui ha vinto, certo con l'aiuto dei fascisti russi, assolutamente, ma la memetica è stata la stessa arma che ha usato invece l'amministrazione Biden per
scongiurare il pericolo di perdere le elezioni di mezzo termine del 22. Anche su questo, se volete, la prima lecture di quest'anno accademico di PAD, di Psicologia degli Ambienti Digitali, è stata su questo, è disponibile online. Allora, questa intermedialità, questa nuova medialità di cui parlava anche prima Carmela, questi meme, ma che, di che sono fatti? Ecco, questi meme hanno tre caratteristiche essenzialmente, dal punto di vista della, dal punto di vista dell'analisi, come dire, cognitiva che se ne può fare. Allora, innanzitutto hanno un discorso di intertestualità. Io devo chiedere di essere molto, come dire, fan dell'etimologia quando parlate di questo. Cioè, che vuol dire intertestuale? Per me la prima faceva l'esempio di varie possibilità comunicative. Giustamente ha detto a un certo punto la componente deittica della comunicazione, cioè quella che ha a che fare con il contesto. Questo perché se io ti dico bella, è una frase, una parola che non vuol dire assolutamente niente in romano, ma può voler di tutto a seconda del contesto in cui siamo. I meme non sono contestuali, i meme sono intertestuali, cioè non ti chiedono di specificare il loro significato all'interno, piazzandoli all'interno di un contesto, ma ti chiedono di fargli assumere un significato sulla base della capacità che tu hai di spostare il significato da un livello all'altro. Ok? Questo è riflesso anche all'interno della forma che hanno, perché sono sempre tutti quanti organizzati con un multilayering, cioè hanno più livelli l'uno sull'altro. In questo caso è abbastanza semplice, no? C'è un livello che è il livello dell'immagine, e poi ci sono dei livelli di testo che cambiano questo significato dell'immagine, e poi un altro discorso importante è il discorso sulla loro relatability, cioè i meme sono sempre in qualche modo riferibili a noi. In che senso? Può essere un coinvolgimento di tipo emotivo, perché possiamo ritrovarci per esempio in quella condizione di vedere l'espressione del volto di qualcuno e dire anche io sento questo, questa è una tipologia di meme molto nota. Possono essere relatable perché io conosco la lore, cioè conosco la conoscenza che c'è dietro a quel meme lì. Se io, è il motivo per cui alcuni di noi, a volte ho degli studenti che arrivano come se fosse una colpa, fanno professore io i meme non li capisco, e io faccio, ma non è che non capisci i meme, è che non capirai quel meme lì, capisci, avrai bisogno di una volta. Però se hai visto, se avete visto The Walking Dead, vi sarà più facile comprendere quei meme su quello sfondo. Se avete visto How I Met Your Mother, comprenderete meglio quei meme là. Però è anche vero che, per esempio, per questo meme non c'è bisogno, cioè nessuno di noi spero che abbia mai fatto un'uscita a raccordo in questa maniera. Però lo potete comunque, è comunque relatable, ok? Ora, il discorso qual è? Se queste sono le caratteristiche, e mi avvio alla conclusione, non vi preoccupate, se queste sono le caratteristiche, noi possiamo chiederci, i meme sul cambiamento climatico, date queste caratteristiche, date dalla loro onnipresenza alla loro pervasività, che cosa ci possono dire rispetto al raggiungimento di un obiettivo della sostenibilità? Cioè, detta in parole povere, ma noi questi meme li possiamo usare per fare per migliorare un po' questa condizione? Ecco, la psicologia degli ambienti digitali ha cominciato, non in maniera esclusivamente teorica, diciamo come faccio io, ma anche in maniera sperimentale, ha cominciato a chiedersi queste cose. E uno dei primi studi che è uscito in questo senso, è questo studio molto interessante di Zhang e Pinto, che è apparso nel 21, che si è chiesta, ma i meme che sono così multilivello, sono così intertestuali, sono così relatable, quindi dipendono anche da una costruzione soggettiva del senso, ma sono utili per aumentare il coinvolgimento nelle campagne per il clima? La questione, ragazzi, non era così peregrina, perché quando io rido di qualche cosa mi sento anche sollevato, d'accordo? Quindi, come dire, io non so se ricordate che uno dei principali sponsor dell'elezione dell'attuale governo in carica in questo paese è stato un conduttore televisivo che per 3 anni ha mandato canzoncine di quella persona. A forza di fare sembrare una parte politica simpatica e canzoncina, hanno vinto col 60%. Cioè, non so se è una cosa, nessuno l'ha più vista come pericolosa. Non può essere pericolosa una persona che canta le canzoncine, capisci? Questa è la stessa cosa che è successo, per esempio, che succede adesso in questo momento in America, che è successo in Finlandia 4 giorni fa. È una cosa importante da ricordare. I meme sono pericolosi perché è una forma di comunicazione. La comunicazione non è neutra, eh? Cioè, comunicazione come la usi a raggiungere degli obiettivi.
Zhang e Pinto hanno riscontrato che no, in effetti le persone dopo essere esposti ai meme sul cambiamento climatico, in effetti anche se di poco, vedete la variazione da 4,7 a 4,82, si sentono un po' più inclini a essere coinvolti all'interno di azioni reali per contrastare il cambiamento climatico. E tutto sommato, la percezione del rischio rispetto a la percezione del rischio rispetto alla a prima dell'essere esposti a questi meme non cambiava così tanto. Non cambiava neanche in maniera tale da poter dire, beh, usiamoli per far informare la gente o per far preoccupare la gente. La cosa interessante era che tutte le persone che mostravano di volersi esporre di più all'interno delle azioni per il clima, o per comunque per contrastare il riscaldamento globale, erano persone che erano esposte a dei meme in cui non c'erano degli esseri umani, in cui c'erano degli animali. Particolare poi questo insomma è un'altra è un trend, ma non è uno studio, nessuno ancora ha provato a quantificarlo, però gli orsi polari sono particolarmente parte di questa narrazione, che gli orsi polari sono diventati in qualche modo un po' il simbolo di tutto questo che sta succedendo. D'altra parte sono gli animali che stanno soffrendo di più il cambiamento climatico, perché come dire, perdono direttamente i ghiacciai e muoiono. Certo, questo effetto non era un effetto, come dire, non è un effetto semplice, non è un effetto deterministico, neanche questo è deterministico, neanche questo è lineare. Un altro studio interessante, Kovacev e colleghi, nel 22, per esempio, si sono resi conto che ha molto valore la dimensione sociale, cioè quando quando affrontiamo dei temi caldi, scusate, mi è venuto tutto un gioco di parole orribile, come il cambiamento climatico, anche la prospettiva e la presa di posizione emotiva, la valenza, come la chiamiamo in psicologia, del messaggio e anche dei commenti che ci stanno intorno sono molto importanti. Cioè, per esempio, se io vedo un meme sul cambiamento climatico, anche un'infografica sul cambiamento climatico, e sotto nei commenti vedo che immediatamente si è creato un flame, cioè si è creato una diatriba con qualcuno degli utenti, immediatamente mi viene da interagire meno con quello, e quindi questo ha a che fare con tutta una serie di complessità interazionali che hanno a che fare con gli algoritmi. Poi questo è il tema del corso del prossimo anno, quindi ci rivediamo a settembre per parlare di intelligenza artificiale. E c'è anche una questione di tempo, cioè che cosa se io intervengo subito per dare un feedback positivo rispetto a quel contenuto, sia l'algoritmo sia gli altri utenti umani cercheranno di interagirci di più. Questo è stato, cioè suggerisce a me che in qualche modo questo abbia a che fare con la difesa, una sorta di meccanismo di difesa rispetto allo stress che viene dato dalla polarizzazione di questo discorso, perché questo discorso è un discorso pesante. Se tu incontri un negazionista del cambiamento climatico e tu sai qualcosa sul cambiamento climatico, come dire, cominciano a pruderti le mani. Questo è stato l'oggetto di una tesi di Anna Peters, che è una studentessa americana che ha lavorato a Helsinki. Questa è la sua tesi di magistrale per Helsinki. Tra l'altro, ripeto, anche su questo secondo me varrebbe la pena una psicogeografia delle emozioni sul clima, è un'altra tesi che, se volete. Lei ha provato a cercare di vedere se in effetti i meme potevano funzionare come gli agenti di mitigazione dell'ecoansia. E in effetti sì. Guardare i meme sembra in qualche modo alleggerire almeno la questione dell'ecoansia. E perché questo è importante? Peters è molto precisa su questo. Lei dice: il modo migliore per sentirsi sollevati è quello di prendere parte attivamente in prima persona a delle azioni, no? Quale che sia, sulle rinnovabili o contro i combustibili fossili o per la biodiversità. Dice però, in effetti, visto che i meme comunque trascinano le persone all'interno di un flusso informazionale, creano una comunità e ti fanno pure ridere allo stesso tempo, in effetti non è sbagliato utilizzarli. Certo, c'è una cosa da dire, questo ha senso se noi lo collochiamo all'interno di una considerazione, che è una considerazione che nei prossimi anni sentiremo sempre di più, ne sentiremo parlare sempre di più, e cioè il fatto che dovremo in qualche modo trovare un bilanciamento. Sapete che lo stress come funziona, no? Cioè, se tu hai un livello accettabile di stress, la tua performance sarà ottimale. Se superi se superi la collina, comincia il distress e in realtà tu cominci a essere disfunzionale. Ultimamente un autore
Rubin, che è uno psicologo clinico americano, all'interno di un podcast sull'ambiente, ha detto: dovremmo identificare una Goldilocks zone, cioè Goldilocks è riccioli d'oro. Non so se ricordate la fiaba di Riccioli d'oro, questa non è Riccioli d'oro, è Scarlett Johansson, ma come sapete c'è sempre un buon motivo per mettere Scarlett Johansson. Io sono molto contento che ci sono riuscito anche oggi, cioè alla fine della mia carriera io prendo una querela sicuramente. Che cos'è la zona Riccioli d'oro? Non so se ricordate la storia di Riccioli d'oro, la fiaba di Riccioli d'oro dei tre orsi. Fiaba di Riccioli d'oro entra nella casa degli orsi e sceglie sempre la soluzione di mezzo, no? Cioè la zuppa non prende mai quella troppo fredda o troppo calda, non beve, non si siede mai sulla sedia più bassa, la volta sempre quella mezzana. E questa è una cosa che, per esempio, in astrologia, in astronomia si usa molto. I pianeti riccioli d'oro sono i pianeti su cui noi potremmo andare a vivere perché non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, non c'è troppo azoto, non c'è troppa CO2. Rubin ha introdotto questo concetto della zona riccioli d'oro per l'ecoansia. Perché? Perché trovare un bilanciamento ottimale tra l'ansia che ci porta a agire, a informarci sempre di più, senza però paralizzarci, perché per l'appunto, cioè, l'ecoansia, l'ecocolpa e la solastalgia sono forme depressive, quindi sono delle forme che ti incatenano a letto, facendo non posso fare nulla. In realtà questa potrebbe essere già di per sé una motivazione sufficiente per guardare alla memetica come un oggetto di studio interessante per comprendere in qualche modo come questa psicologia degli ambienti digitali possa avere delle ripercussioni pratiche sul discorso della sostenibilità e dell'ambiente naturale e non soltanto di quello digitale. Io credo di avervi tediato abbastanza e anche nei tempi, quindi concludiamo dicendo, facendoci un'ultima domanda: fare i meme è abbastanza? No, ovviamente no. Ma almeno ci divertiamo e poi soprattutto è tempo di agire e di fare qualcosa con tutti i mezzi che sono necessari. Quindi grazie per l'attenzione. Questi sono i riferimenti bibliografici diciamo, per le opere un po' meno note. Caricherò tutto quanto su YouTube come al solito e adesso direi che è il caso di aprire il dibattito. Grazie ancora.